Ciao a tutti ragazzi, io sono Leve e bentornati sul mio canale. Eccoci qua con un nuovo episodio di Cyberpunk 2077. Questa è la seconda parte di circa 40 minuti di registrazione, forse anche di più. E vi avrò sicuramente diviso gli episodi. Non vi dico niente riguardo a quella prima perché non so effettivamente come vi monterò le cose, quindi magari dico una cosa che in realtà vedrete in questo episodio, quindi evito di dire qualsiasi cosa. C'è parecchio da capire, c'è parecchio da scoprire, qualcosa già abbiamo scoperta forse, non lo so. Boh, va bene, io vi lascio al video, godetevelo, vi invito già a lasciare like e commentino per aiutarmi con l'algoritmo, per supportare il canale. E per chi non lo fosse, magari descrizione e tutto quanto, se i miei video vi piacciono, eccetera, eccetera. Godetevi il video. V, ci sei? La mia testa. Come ti senti? Non so, Vic. Mi fischiano le orecchie. E vedo cose strane. Queste allucinazioni, puoi descrivermele? Luci accecanti. Rumori assordanti. Sono sul palco e fatico a respirare. Sono colmo di... odio. Poi sfogo tutto quanto in un microfono. E capisco che non è servito. Che non mi sento meglio. E poi... promettimi di non ridere. Piazzo una bomba nella Arasaka Tower. Non c'è proprio niente da ridere. Mi hanno ucciso, Vic. Non ho mai avuto così paura. Era troppo reale, persino per un sogno lucido. Non stavi sognandovi. Quelli erano ricordi. C'è un costrutto di personalità su quel chip. I sogni che hai visto appartenevano al suo passato. Aspetta. Stai dicendo che c'è un vero terrorista nella mia testa? In questo momento? Esatto. Johnny Silverhand. Ha avuto il suo momento di gloria 50 anni fa. L'attentato all'Arasaka. Hai sentito parlare? Opera sua. Dicevano che fosse morto nel crollo. Comunque, non è la cosa importante adesso. Non mi avevi mai guardato in quel modo, Vic. Che succede? È che... non ti resta molto tempo, ragazzo. Che hai detto? Il biochip, in pratica, è una bomba. Già innescata. Non ti resta molto tempo. Molta... vita. Al massimo qualche settimana. Il costrutto di Silverhand sta sovrascrivendo la tua personalità. Prenderà il controllo del tuo corpo finché un giorno non sparirai. V, è importante che tu capisca bene. Ma mi curerai, giusto? Vic! Se potessi lo farei, V. Credimi. Ma questo... va ben oltre le mie conoscenze. Sei il migliore, Vic. Perché non puoi aiutarmi? Vuoi la versione lunga o quella corta? Non tralasciare nessun dettaglio. Ok. Nel chip c'era... c'è un costrutto, una psiche. Quella di Johnny Silverhand. L'hai inserito nel tuo slot, ma non è successo nulla, giusto? Finché non sei morto. Un proiettile in testa da Dexter DeShawn. Ma come ho fatto a tornare in vita? Piccolo calibro, sei stato fortunato. E grazie a un'altra pessima decisione di Mr. DeShawn. I naniti nel chip hanno iniziato a riparare i danni. Poi ti hanno preso per mano e ti hanno trascinato lontano dall'aldilà. Tu sei il dottor Victor e io il tuo mostro. Perfetto. Il tuo corpo è soltanto un corpo. Puoi modificarlo, sostituirlo con del cromo, diamine, perfino ottenerne uno nuovo. Ma la tua mente...
Quella è tutta un'altra storia. Per il biochip, le cellule del tuo cervello sono tumori da rimuovere. Il corpo è un guscio vuoto per ospitare il costrutto. Quindi, questo terrorista del cazzo vuole cancellarmi e prendere il mio posto, prendere il mio corpo. Non è una cosa volontaria. È automatico, inevitabile. E nessuno di voi due può fermarlo. Vic, non mi hai mai deluso. Se non puoi fare niente per aiutarmi, allora... Beh, che diavolo faccio? Dimmelo, ti prego. Vic. Vorrei saperlo anch'io, ragazzo. Misty? Chiedi troppo a un vecchietto come Vic. Forza, V. Ti accompagno a casa. E poi è morto. E io pensavo che sarei morto. Con lui, nel sonno. Il sonno è un presagio di morte. L'inevitabile. Non so neanche dire se ora sono sveglio. Insomma, potrei essere già morto, no? Non fissarti su questo, V. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Devo stendermi un po'. Tieni, ho un'altra cosa per te. Vic te l'ha estratto dal cranio. Un portafortuna. Promettimi che cercherai di dormire un po'. Sei un vero tesoro, Misty. Grazie. Buonanotte, V. Ti auguro sogni d'oro. Devo andarmene da qui, capisci? E ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compreso te. Ho bisogno di una sigaretta. Dove le tieni? Non fumo. E allora va a comprarle. Devo fumare per l'ultima volta. Porca puttana, cazzo! E tu che razza di Joy Toy saresti? Levati dalle ectopalle! Per chi lavori? Dimmelo! Cazzo! Cazzo! Chip. Lo strappo con le mie mani. No, aspetta! Prenderò io il controllo. Ah. Troverò un modo. Hai sentito? Ammazza.
mai più, pezzo di merda. No, così no. Ficcati un ferro in bocca e premi il grilletto. Lo sento, le nostre menti si toccano. Sono come muffa sulla frutta. Ti infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. È solo una copia dell'engramma. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Io ti ammazzo! Fallo. Che cosa aspetti? Oh, cazzo. Buongiornissimo, come siamo messi? Da merda, presumo, no? E io come prima cosa mi libero l'inventario, poi si vede. Allora ragazzi, sistemato l'inventario, ma ho ottenuto questa outfit, dai, ci può stare. Anche perché tanto, cioè, siamo quasi più brutti così, se posso, quindi tanto vale che andiamo in giro come dei barboni a sto punto, no? Ah, si è aggiunto questo. Che è corrotto, giustamente, un po'. Andrei di freddezza. Prenderei questo, infligge il 15% di danni in più ai nemici umani. E prenderei magari questo. Sì, un po' più danno coi fucili ai mitra, dai, ci sta, ci sta. Ok, proseguiamo, proseguiamo. Un pezzettino, non troppo, ma proseguiamo. Takemura. Sono Takemura. Dobbiamo vederci. Vieni, come stai? E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. Non mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. E allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Tom Stein, ti aspetto. Ok, io passo al volo del negozio di armi per vedere se c'è qualcosa di decente. In caso ci becchiamo lì o direttamente al Tom's Diner, allora. Ma che cazzo è successo qua? Ma che bro! Ma bro! Ma che cazzo è? Boh. Ma cosa sta succedendo? Che Cristo è? Ma è normale? Bro! Ma non ho capito! Ma sono pazziti tutti! Ma che è? Boh, io mi dissocio. Allora, ragazzi, ecco qua. Armeria, ho comprato in realtà solo delle munizioni e basta. Giusto per... Salve. Siediti. Non hai un brutto aspetto. Quella volta in macchina non pensavo che ci avresti fatta. Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Hai appena risposto alla tua domanda su dove sia Evelyn. Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? La aiuta una corporazione? Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul Relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma... aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria? E ho anch'io quella scaltrezza di cui parli? Sei stato scaricato insieme ai reietti all'improvviso. O te ne sei scordato? Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere, per cui... Dì, aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia?
A Night City. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E quindi? Entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Relic, una tecnologia dell'Arasaka. Tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Persone come Anders Hellman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così. È una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dall'Arasaka e li ha traditi. Fottuta feccia dell'Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando. Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. Tom è un tipo a posto. È solo che non ha peli sulla lingua. Mi ricorda mio padre. Anche lui ha lavorato in cucina per tutta la vita. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo e di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ti ha preso per un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Con un po' di fortuna, rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso.
Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo, vallo a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici. Quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Ma signori, 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 per questo episodio, che sarà una metà di un episodio grande che avrò diviso in due, insomma, avete capito, possiamo fermarci. Molto interessante. Ho parlato poco in questi due episodi, forse in questo ancora meno, perché alla fine era molto, diciamo, era tanta storia, tanto parlato, tanti dialoghi. Parlare mi sembrava un po' fuori luogo, magari. Quindi sono stato un po' più zitto. Niente. Casino. Vediamo come si evolveranno le cose. È un bel casino. Porca troia. È cambiato tutto così all'improvviso. Niente, niente, dai. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like e un commentino, soprattutto per l'algoritmo, ma anche un'iscrizione in caso non fosse già iscritti, la condivisione. Magari attivate pure la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi video e shorts. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto e vi ringrazio. Love you.